ok, ci siamo, perché Nintendo ha deciso, ok, va bene, il Direct lo facciamo, ma droppato così! Droppato così ed è mini, però... Prima parentesi seria, perché è una cosa che pensavo potessero fare vista tutta la situazione della quarantena del Covid-19, ovvero specificare sin dal principio che le date purtroppo sono soggette a cambiamenti a causa della situazione attuale. Abbiamo già avuto ad esempio anche comunicati da parte di Square Enix e di Capcom che sì, le date sia di Resident Evil 3 Remake e del remake di Final Fantasy VII rimarranno quelle, ma ci saranno problemi per quanto riguarda la distribuzione nei negozi, o meglio... soprattutto quello online, visto che in molte parti d'Europa, Italia compresa, ormai i negozi sono chiusi fino a quando non ci si riprende. E ovviamente ci sono ritardi nelle consegne, anche Amazon, se non sbaglio, in Italia ha proprio effettivamente stoppato le consegne di cose non essenziali. Quindi è per questo che le date possono cambiare. E ovviamente perché tutto è stato registrato prima di che la situazione degenerasse fino a questo punto. Quindi ci sta. La cosa importante è almeno vedere quello che c'è nel futuro, anche se non sappiamo quando, effettivamente per cause molto esterne in questo caso. Speravo che lo facessero. Invece di rimandare fino a chissà quando, sono contento che l'abbiano fatto, e anche il messaggio di supporto che ci sta, purtroppo la situazione è grave, quindi sono contento che facciano, che diano anche il supporto, come dire, che dicano siamo con voi, vi stiamo vicini per quello che sta succedendo e per le perdite che avete affrontato. Non, a parte il fatto che va bene che è mini, però è che è giusto mettere questo messaggio, un po' di tono così, però ci sta. Io ho visto solamente le cose fino ad ora, cioè... intravisto la data di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, che se non cambia vista la situazione è il 29 maggio, e la conferma di Catherine Full Body. Non ho visto altro, vabbè, intravisto su Twitter, quindi direi di partire. Tra l'altro, signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti su Marco Place, e questa è la reaction al Direct Mini. Mio Dio, finalmente, comunque sia, e si parte. Peggy 18. Tra l'altro è lunghissimo. Quello di gennaio scorso era di 15 minuti ricontrollato, questo è 28-29, è una marea. Quindi sono molto curioso di vedere. Long ago, ciao Xenoblade, si parte subito, eh. Sta andando bene la live, spero, no? The Titans were locked. In a timeless battle. Questa scena è sempre epica. Io purtroppo sono mai riuscito a finire il primo Xenoblade, perché per qualche motivo quando ho fatto il cambio da Wii a Wii U il salvataggio è andato a farsi friggere. Però mi ricordo tante cose, e la Definitive Edition aggiungerà, sappiamo già che aggiunge la parte della spalla di Bionis. Guardate i modelli quali hanno rifatti completamente. Io me lo prendo Xenoblade Chronicles il primo, lo riprendo. La base è Wii U, ma hanno aggiunto... volevo dire Wii. Però hanno aggiunto una marea di cose. Allora, vediamo... vabbè, la qualità diminuita. Inevitabile. E ce la facciamo a 400... 480... No, tornato... Vabbè, lasciamo stare. Ho visto il futuro! Ok, dovrebbe essere tutto a posto qua. Ok. Oh, lo sappiamo, sono 10 anni che lo sappiamo, in effetti. Peccato che la livestream qua se ne sia andata a farsi friggere, però... ripeto, base Wii. Quella proprio la base, però hanno aggiunto una marea di poligoni, comunque sia, e di definizione, Cioè, il che era giusto, però ovviamente... Ah... Ciao, morte poi rivissuta. Ops, spoiler! Però non menzionano... Aspetta, vediamo, magari menzionano poi le parti aggiuntive, oltre alla spalla di Bionis. Vabbè, 29 maggio, una data che in effetti era stata leakata da tempo, da tanti distributori online. Ah, eccola, questa... No, è la spalla di Bionis, giusto? No, aspetta. Che cazzo è? È una... Va bene che la spalla di Bionis era una parte... No, la spalla di Bionis era una parte della storia... Ma no! Ma no, mi sa che è nuovo questo! No, è la parte sulla spalla di Bionis, sì, perché è comunque storia, quindi integrazione completa. Wow! Aspetta! Oddio, aspetta un portale!
Non mi direte che per Xeno Blade Chronicles 2 il portale, perché è futuro comune anche. Ma tu guarda anche l'interfaccia, è più pulita. Inchia, l'hanno rifatta completamente. È più pulita. Mi ricordo il macello, vabbè, il macello tipico di Monolith. Completamente rifatti. Wow. Complimenti. Now you can fully immerse in the majesty of this vast world. And a new epilogue. A new story. You're connected. You cap off the main game. So if you've played and loved the original game, you cannot. Io mi ricordo, oh cacchio. Io mi ricordo anche proprio il font utilizzato, erano abbastanza rotti. Qua invece, wow. Xenoblade Chronicles Definitive Edition launches on May 29th. Compostila, se va tutto bene, Also, coming on May 29th is the Io mi sa che metto quello 180 perché un po'. Non, si interrompe un po', però. 1080, no, non ce la fai a 1080 tu. Magari 720, però. Scusate un attimino per qua. Ok. Cioè. Codice per la musica. Oh, la cover è classica. E siamo comunque sì a 4. Vabbè, ce ne sono 25. Hi everyone and welcome to Nintendo Direct Mini. We've got news on upcoming Nintendo Switch games. Ok. And we're focusing on a selection of them coming out this year. Perfetto. Now, andiamo. Let's go through some headlines, shall we? Vai, 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 che mi manca da tanto tempo. Ok, questo è indicato effettivamente poco prima del Direct, cioè due in realtà li sapevamo già, però... Cioè, addirittura anche con così, la sigla così, va bene. Quindi, sì. Borderlands anche, allora è vero, è vero, anche Borderlands. Vai, il trailer così, comunque interessante, fatto in questo modo. Bioshock, sì, la collection, questa è indicata da tempo. Ma da tanto tempo, comunque. Ovvero l'1, il 2 e l'Infinite. Ecco là l'Infinite. Ecco, Borderlands invece è inaspettato, perché non è indicato tramite, ad esempio, lenti di rating coreano come altri titoli. Questo è proprio nuovo nuovo. Non mi ricordo, questa è la Handsome Collection, include penso l'1, il 2 e anche quello che hanno fatto prima del 3. Eccola qui, XCOM 2. Eccolo qua. Come girerà non lo so, perché da quello che ho letto già su PS... Ecco, già visto le mancanze di texture per farlo girare, vabbè. Ma dicevo, già su PS4 e Xbox One gira male. Quindi su Switch sarà ancora... già vedo la risoluzione a 600p! E per farlo girare. Complimenti al trailer comunque sia. E quando escono in teoria, mi domando? Ovviamente tutte e tre. Ah, il 29 se... Wow. Poi. Ah, vabbè, il DLC per Marvel Ultimate Alliance 3 che è uscito oggi. Comunque tutte e tre il 29 maggio. Non li spaziamo un pochino. Vabbè, in teoria ripetiamo, ma non li spaziamo un pochino, scusaci, ok. Fino ad ora sembra uno strano mezzo tra il Direct solito e quello delle tre dove erano tutti i trailer uno dopo l'altro. Senza voiceover intendo. Però va bene, in effetti per film poi c'è stato il voiceover. Vediamo se sta andando bene la live. Sapessi dove sta? Eccola qua. Ok, a posto, a posto. Ciao, Doom. Shinsekai! A
Allora, questo è un gioco, tra l'altro, Capcom, vorrei aggiungere, che è uscito per Apple Arcade in esclusiva qualche mese fa, proprio all'inizio del servizio, quando è iniziata... quando è uscito il servizio stesso. Wow, se non sbaglio è stato anche giudicato molto bene nella critica. Buono su Switch, buono, buono. Immagino che esca anche altrove, però buono comunque. Praticamente è un metro di venia subacquea da quello che ho visto. Sì. Shinsekai's Time Attack Mode, another dive, boasts a perilous maze for you to race through, culminating with a final monstrous threat. You know, it can get pretty heavy down there, so why not lighten the mood with the jukebox feature? It lets you remix the game's background music by modifying audio filters. Ah, abbiamo pure il momento DJ qua remix, va bene. Discover the truth hidden beneath the ocean's surface. Shadow Drop? Shinsekai, into the depths. Shadow Drop! Bueno. Ah, ma tu guarda, questo gioco non lo conosco. Chissà che cos'è questo. Che sarà mai? Sì, anche se ho ancora il debito con Tom Nook per la casa. Il primo. Sì. E in realtà saremo già da 1.1.1 come versione, no? Ah, vabbè, sì, l'evento d'aprile. Immagino già quelli che diranno: state perdendo tempo. Ragazzo, siamo a un terzo ancora. C'è ancora tempo. Comunque davvero, mezz'ora di Direct. Mini. And guess what? There's another free update coming later in April. It'll usher in some newly added features, including the Earth Day event. Of course, we'll continue to bring you the latest on updates and more via the official Animal Crossing Twitter account. Perfetto. And other channels too. So, stay tuned. Bene, e adesso andiamo su tutto il resto. Enjoy the updates and everything else about your life on the deserted island. Okay. Ok, questo cos'è esattamente? Oh, this is your dad's company? Apparently they offer a wide range of services. Questo cos'è? The job description entails many responsibilities. You'll deliver items, mop the floor, and maintain a comfortable work environment. They're trusting you with crane operation. Non un buon lavoro, vedo. Tasks. Anche tanto impegnativi. That projector won't do. Anche perché è morto essenzialmente. Che cos'è? Yourself in a professional manner or opt for more creative solutions. Do what you need to do to get. Bello, mi è piaciuto tanto. Lo facciamo ancora. Yeee! Ma che cos'è comunque? È un simulatore di istruzione d'ufficio? Un altro Shadow Drop. Good job di Nintendo. Ah! Ok. Ciao Catherine Full Body. Puzzler is coming to Nintendo Switch. Contemplating the next step in his relationship, commitment phobic Vincent finds himself. Ben dopo quando sarebbe dovuto arrivare, ma eccolo qua. In a love quadrangle with Catherine. Catherine with a C and Rin. Quindi che altro c'era licato tempo addietro? Mi sa che i leak sono terminati, fine per ora. Perché vabbè, Xenoblade del 29 maggio, poi i due giochi di Chouké a cui si è aggiunto anche Borderlands così a caso, Catherine, quindi che altro sta? Allora, tra l'altro la versione full body tra le varie cose, oltre a Catherine, è purtroppo anche della transfobia supplementare rispetto all'originale, ahimè, anche lo scenario dei giochi di Persona 5. Se te lo... no, for Nintendo Switch, no, no, adesso ci troviamo tutti i titoli Atlus con for Nintendo Switch. Megasa questo, perché Ring Fit Adventure è bello, con la musica. Ah! Oh sì! Oh sì! Megasa! Non sto scherzando, Megasa! Quando c'è l'aggiornamento, tra l'altro? We're talking music from Super Mario Odyssey, Splatoon 2, and The Legend of Zelda, Breath of... Oltre a quelle, è Wii Fit anche, perché è il successore spirituale.
Oh. On top of that. Eh? I feel my power returning. Your companion Ring will now have a female option. Bene. Spero che non sia brutta come quella. Vabbè, non tanto brutto, più che altro un po' impertinente come quella originale, quindi abbiamo ancora 16 minuti. We're also adding in a new jogging option in both the custom and quick play modes. Comunque attenzione, questa è la prima volta che un titolo per i casual, diciamo, viene citato in un direct. Di vista la... Oggi si scarica anche l'aggiornamento, si prova domani. No, sono sinceramente felice, non sto scherzando. Mi piace. E Total War per caso? Since 1990, the King's Bounty series has been influencing the evolution no. of Western RPGs. And now it's back with a fresh look and a new approach. Ah! This straight up sequel will pit army against army. Ok, King's Bounty avevo già sentito, ma ma è già uscito da altre parti per caso? Perché, i modelli qua. La risoluzione qua, non so se sia il direct o altro, però. Però. So master your surroundings like the master strategist you are. C'è da dire che i tattici su Switch rendono molto bene in portatile. Ah, ma in generale le LPG, le barbecue, vabbè, ci sta. Quest'anno. Oh! Aspetta, quali notizie? The fighter included in Wave 6 of the paid Super Smash Bros. Ultimate DLC. E lo dite così? Oddio! Arms! Joining the battle from Arms. Oddio! Oh no! Questo vuol dire che anche gli assist trophies possono diventare per... Oh no! The next fighter will be announced and released. Oh no! Questo vuol dire che Waluigi ha chance! Oh no! Oh no! Ecco perché hanno fatto il torneo in America! Vabbè, anche questo è normale! Oh no! Gli assist trophies possono diventare personaggi! Se Stringman! Oh no! Waluigi ha chance! Oh no! Oh no! Anche lì ha chance però di fare Emblem! Feeling good? Sì! Then how about we take a nice long... Sì, va benissimo. Sì. Where am I? Quindi effettivamente è un direct mini, ma con le lights, come se fosse un direct normale. Oh, questa musica. Veramente, il tema di Bravely Default 2 ti dà proprio la voglia... Ah no, aspetta, no. Questo, se non sbaglio, è il tema dal primo Bravely... No, sempre dal... Vabbè, dicevo il tema con questo, ti mette una voglia di avventura. Oh, mamma. Oh. E tra l'altro, con più movimento anche di camera rispetto a Bravely Default e Second. Ecco, tra l'altro, perché si chiama 2 quando c'è già il Second? Perché c'è tutto un nuovo cast. Oh. È brutto che abbia dei brutti ricordi però col primo Bravely, perché come dire, lui e la mia scheda SD del 3DS non andavano tanto d'accordo. L'ho dovuto riiniziare due volte a causa dei salvataggi che non andavano. This tale unfolds on the continent of Exilent, home to five mighty kingdoms. The saga begins when our hero Seth, a young sailor, washes up on the shores of one such kingdom. Comunque bello Arms. In Smash! No, sono contento a parte di scheda, a parte la paura Waluigi. Perché vuol dire a questo punto che... Che Rex e Pari di Xenoblade Chronicles 2 hanno anche una nuova chance se iniziamo già con i first. Sì. Non Waluigi però, ti prego. Quindi vediamo. Ring Bell! No, scusate. Have a certain special book to be deciphering. Oh yeah! We're not friends or anything. I'm just here because he hired me. Il tratto mi piace. As if guided by fate,
Our heroes joined forces and set off together on a grand mission, each filled with a sense of purpose. But there will be those who stand in their way. Those who have gotten hold of portatori di asterischi, gli asterischi mi ricordo al primo Bravely. Però cacchio i dettagli, sto notando i dettagli. E sto sentendo anche la chitarra che parte. Ok, let's do this. I shall steal it all. Every last treasure in the empire. During battle, you must decide when to use brave points. Sì, lo conosciamo in effetti. A meno che non facciano dei cambi. The key to victory lies in knowing when to use the brave and default. Sì. Ricordo ancora tutti quelli che l'annuncio dell'originale dissero: "Ci cazzo vuol dire brave e default?" Oh, la velocità. Ah, giusto che si può anche velocizzare, giusto. Choose default to order a character to go, reclaiming a BP in the process. Strategically hold back or take multiple actions in one turn. To make the right choice, you must consider your character's roles and statuses at all times. Should you manage to fell an asterisk holder, you will acquire their asterisk, allowing you to take on the associated job. Jobs can be combined at will, greatly expanding. Ah, non mi ricordo se ci fosse la combinazione dei job anche in Xenoblade vedo adesso. Nell'originale breve default, però sembra un po' Octopath qua, dove puoi avere caratteristiche di due job. Demo! Oddio, demo! Sì. Vabbè, come ho fatto con Octopath, uguale. Però quindi vuol dire che non esce quest'estate, ad esempio. Perché se devono fare adesso la demo, raccogliere adesso i consensi, quindi uscirà più verso settembre, se tutto va bene, dico. Ah, beh, 2020 generico, va bene. Ripetiamo se tutto va bene, causa Covid. Sì, andiamo. Pikmin quando? Tabletop classics from around the world will come together on Nintendo Switch. Allora, io questa clip me la ricordo, avete già usata per altri annunci di giochi da tavolo in un altro direct. È uguale, me la ricordo, uguale. Il teller è stiloso comunque. Presenting every single game included in this massive new collection. Aspetta. Ma è Nintendo questo? Perché mi ricordo che c'era un qualcosa. I mini, sa che è Nintendo. Perché mi ricordo che c'era un qualcosa di simile su DS. Aspetta, com'è che si chiamava? Non mi ricordo come si chiama. Però c'era un titolo simile su DS. Me lo ricordo. È un po' un casino qua. Ce ne sono c'è tutto. Everyone is here. Questo conferma la tendenza di avere titoli da DS come Brain Training, che tra l'altro non è ancora uscito. Boring? Stiamo andando un pochino anche su Wii Sport qua. Vabbè, comunque sia, titoli da DS su Switch. Fermi. Ma anche Wii Play adesso? And there are many ways to play them. Some games are multiplayer, including options for up to 4 people, playing via local wireless and in some cases online. Posso dire che questo mi interessa effettivamente? Dipende dal prezzo, però sono interessato. Play to your heart's content against rivals the world over. È Nintendo chiaramente, comunque sia, questo è Nintendo, perché mi ricordo avere appunto quel titolo, sì. Dal 5 giugno. Ah, interessante. Pre-orders begin today. Mi sa che retail allora, molto interessante. Pikmin? Ninjala! Bentornato Ninjala! Da quanto tempo? Questo è un titolo. Questo è un titolo che è stato annunciato nel 2018, poi deve uscire nel 2019, è stato rimandato ancora nel 2020 ed eccolo qua, è tornato. Sprint across stages and show off your gum ninjutsu like only you can. By chewing ninja gum. Vediamo, tutto va bene qua? Sì, va bene. Sì, purtroppo non ho altro schermo adesso, quindi non posso leggere la chat in ogni caso. Vabbè.
Quindi, tra l'altro c'era un dubbio sul fatto che Ninjala fosse, potesse essere stato enormemente cambiato visto l'annuncio di un gioco per Switch recente, senza titolo e senza software house, tra l'altro ancora, un mega action, un mega gioco action da Coro Coro. Quindi non è quello, Ninjala è rimasto paro paro. Ma esce quindi alla fin fine... Sorpresa! Ah, come gratis? Aspetta. Eccolo qua. Questo è Jedi Academy, che è lo Shadow Drop che è stato abbastanza rumoreggiato nelle ultime ore, effettivamente. Vediamo, mancano ancora 6 minuti. Ok, appunto. And get ready to strap in, Racer! Episode 1 Racer is coming soon. Ah! In this remade Panzer Dragoon! Panzer Dragoon remake! Non mi direte che lo droppano oggi! No, no, vi prego, no! Using 360 degree controls and lock-on targeting, it's your destiny to reach the tower when Panzer Dragoon remake launches first on Nintendo Switch. Prima. Oggi! Oddio, lo Shadow Drop oggi! Oddio! There's a lot more coming to Nintendo Switch. Ma Pikmin? Trails of Mana va bene? E vabbè, esce a breve. Fuser, giusto? Questo è stato annunciato poco tempo fa. Ah, questo doveva uscire già prima. Mancano 5 minuti con questo. Mi domando che cosa possa esserci ancora. A parte il Pikmin 3 Deluxe che è rumoreggiato da anni e anni ormai. Allora, non so se si annuncia nuovo, vabbè, maggio. Vigor di Boemia, una beta anche, addirittura. Una beta su Switch mi sembra un miracolo, una cosbeta. Electronic Arts ha portato Burnout Paradise! Non ci credo! Un annuncio di Electronic Arts in un Direct, non ci credo! Vabbè, questo si sapeva già. Electronic Arts ha portato Burnout Remastered. Inchia, esce più tardi di quanto pensassi, il 30 giugno. Dicevano prima d'uscita giapponese, ma quella è venuta la settimana scorsa. Ecco, questo è di quei titoli ancora di cui c'è del trademark per Namco. Vabbè, è qui primavera, sì. Perché in teoria aprile, però con tutta la situazione attuale non si sa, l'hanno detto gli stessi sviluppatori. Ok. Well, it's been fun. No, Nintendo Direct Mini isn't appunto. This is our last news of the day. Ok, quindi Pikmin 3 è sparito completamente. Now, for the latest information on the Pokémon Sword expansion. Ah, si finisce con Pokémon. With an expansion pass, the world of the Pokémon Sword and Pokémon Shield games will grow. The sprawling island in the sea, the Isle of Armor, and the frozen snowscape known as the Crown Tundra will be accessible in the Galar region. It's a new adventure to embark on, with new people to meet along the way. Today we have some follow-up information about... No, mi caldo, mi fa strano, perché pensavo che ci sarebbe stato tipo Pikmin 3. E non si è visto, però. Dove cacchio è finito Pikmin 3 Deluxe, effettivamente? And if you train at this dojo, you will receive the legendary Pokémon... Kubfu, from the Master Mustard. Master Mustard, sei giusto il titolo, il nome del cacchio. You will receive permission to challenge the Towers of Two Fists on the Isle of Armor. In this challenge, you will enter one of two towers, the Tower of Darkness or the Tower of Waters. You may only choose one, and you and Kubfu must face this challenge alone. Once you've conquered one of the towers, Kubfu will evolve into Urshifu. If you choose the Tower of Darkness, it will learn Single Strike style. But if you choose the Tower of Waters, it will learn Rapid Strike style. Dark or Water, the choice is yours and yours alone. Beyond that, the evolved form of your partner Pokémon, be it Rillaboom, Cinderace, or Inteleon, will gain a Gigantamax form as a reward for your adventure on the Isle of Armor. So, let's take a look at each Pokémon's Gigantamax form moves. Beating a giant drum and controlling its roots, it's G-Max Drum Solo. Kicking a giant ball of fire to deliver a powerful shot, it's G-Max Fireball. And then goal with water from 130 feet up, it's G-Max Hydro Strike.
These moves are stronger than Dynamax moves, and when used, the opponent's abilities have no effect when they are attacking. In addition to new outfit items, sì, nuovi abiti, l'abito di Marnie. There will also be new league card backgrounds, effects, and frames. Now you'll have even more customizations to use to show off your personality. Pokémon Sword Expansion Pass and Pokémon Shield Expansion Pass Part 1, The Isle of Armor, will launch by the end of June. Ok. Also, for those of you who purchase che è quello che era stato già stato detto in effetti. Early purchase bonus you can receive by August 31st. Starting today, during Max Raid battles in the wild area, you'll have a higher chance of encountering the Gigantamax forms of Copperajah and Duraludon in Pokémon Sword. And Garbodor and Charizard in Pokémon Shield. Battle with other trainers to take on this challenge together. That's all for today's Nintendo. Sì, mi domando Pikmin 3 Deluxe sia finito effettivamente. Me lo domando sul serio, perché con questi si pensava che dovesse uscire. O magari ora annunciano poi nei prossimi mesi ed esce a giugno, non si sa. Però comunque sia, io direi che ci sono state tante cose positive qua. Vabbè, facciamo finire la sigla qui. Ok. Quindi. No, scusate un attimo, non è qua. Allora, quindi. Vediamo anche... Allora... Non era un direct enorme, cioè mini comunque sia, lo scorso mini ha avuto delle cose buone, però comunque sia era ridotto come anche come orizzonte temporale, perché in effetti qui cosa abbiamo visto? Abbiamo visto le uscite fino a massimo luglio, se non sbaglio, con Catherine Full Body for Nintendo Switch, altro no. Quindi, le uscite first, benissimo per Xenoblade Chronicles il 22 maggio se tutto va bene, se rimane così, se la situazione non cambia, perché purtroppo con la situazione attuale non si sa. Più che altro buono anche per il titolo che è stato, per il titolo che ha visto lo Shadow Drop. È interessante, se no, sono serio, interessante anche il fatto che ci sia... Ah, ecco come si chiamava, Clubhouse, aspetta, Clubhouse Games, se non sbaglio si chiamava il titolo, comunque sia, quello è il titolo in inglese. Quello che credo sia l'originale su DS. Quello interessante, però mi dispiace non aver visto l'estremo Pikmin 3. Perché pensavo che sarebbe uscito proprio in questo periodo, ovvero quello da aprile a giugno. Avevo capito che non ci sarebbe stata un'uscita da aprile, perché effettivamente Animal Crossing basta e avanza. Già uscito a marzo, ma continua a vendere sfracelli anche ad aprile. Mi aspettavo più che altro Pikmin 3 della... Forse anche più una prospettiva a lungo termine, però in effetti, essendo un mini, questo vuol dire che se la possono giostrare in altro modo. Quindi possono dare notizie sui titoli che usciranno più in là, effettivamente più in là. Magari con un direct generale non mini, come hanno fatto anche nel 2018, quando c'è stato prima il direct mini, poi a gennaio, poi il direct generale a marzo. Inizio marzo. Vedremo. Almeno abbiamo qualche cosina in più rispetto a prima per il futuro, anche proprio prossimo. Voglio vedere effettivamente anche il direct giapponese. Ah no, giusto, abbiamo anche visto Brave Default 2, che è un titolo Nintendo qua, quindi sì. L'unico titolo al di là della prospettiva normale, della prospettiva fino a giugno, massimo inizio luglio, è quello là. Il resto sì, è come il direct mini, che la prospettiva era fino a era massimo giugno, uguale. È effettivamente uguale. Molto mi sorpreso sul fronte terzo, devo essere sincero, perché va bene i rumor di XCOM 2 e di Bioshock, ma anche Borderlands non me l'aspettavo. Burnout non me l'aspettavo, visto l'atteggiamento di Electronic Arts nei confronti della console. Burnout proprio va bene che è 2 anni in ritardo, però non me l'aspettavo proprio. Assolutamente no. Ah, l'aggiornamento di Ring Fit è anche bello, non sto scherzando. Effettivamente notizia first. E poi Arms in Smash come personaggio. E ripeto, spero che non voglia dire che Waluigi diventa personaggio di Smash. Perché se sdoganiamo anche gli Assist Trophies, è un macello. Perché adesso tutti possono diventare personaggi, allora. Tutti possono liberare dallo stato di Assist Trophies. Oddio no. Poi King's Bounty 2 è anche sorpresa. Direi medio come direct alla fin fine. Cioè, buono come mini, medio in generale.
Peccato non avere una prospettiva più a lungo termine, però essendo mini ho capito che effettivamente non volevano, non avevano, non sentono il bisogno di darle in questo momento. Poi, ripeto, spero che Pikmin 3 Deluxe o qualunque altra cosa uscirà, oltre a Clubhouse, al sequel di Clubhouse, non ho visto il titolo effettivo, però, al sequel di Clubhouse sia annunciato abbastanza prima, cioè tipo magari con un direct ad aprile, ipotizziamo, per dare una maggiore prospettiva. Per curiosità, adesso voglio vedere però prima di terminare il direct mini in Giappone. Come immaginavo, notizie su... aspetta... eccoci qua, allora, è durato anche di più qui? Quindi, andiamo a vedere un po' che non ci sarà l'avviso anche qua, immagino, ovviamente. Quindi, proviamo... sono curioso. Immaginavo Momotaro che sarebbe arrivato, perché manca la data di Momotaro, dovrebbe uscire in primavera lui. Quindi, vediamo un attimo... vediamo... ecco, Momotaro qua. Aspetta un attimo. Sono curioso in effetti di vedere le differenze col direct nostrano. Vediamo. Momotaro che uscirà quindi. No, non ha data ancora. Com'è? Pensavo che destro la data. Oh, allora questo sarebbe Famista, il gioco di baseball di Konami, che è uscito su Switch nel 2018 e ritorna nel 2020. Ok. Mi domando se ci sia un Taiko qua a questo punto, perché era stato annunciato nel direct giapponese di marzo 2018. Mi domando, sarebbe anche ora. Abbiamo anche la cazzina anime qua? Oh! Mi ricordo una cosa simile, un altro Famista per 3DS, credo. C'era anche Cosmos tra quelle che potevano essere usate. Questo sarà estate? Vabbè, non penso che sia estate. Vediamo. Shinsekai, va bene, saltiamo. Allora, aspetta, facciamo così. Animal Crossing, poi no. Move Out, quello interessante anche Move Out. Poi cos'è questo? Ma è Shiren the Wanderer per caso? Perché il cappello sembra suo, aspetta. Cioè, oddio, Shiren the Wanderer 5 che è uscito prima su DS, poi su PlayStation Vita e quindi adesso su Switch così a caso, proprio a casissimo. Quindi la serie Shiren the Wanderer ritorna su Nintendo dopo quanti anni? Dopo 10 anni, perché se non sbaglio il 5 è uscito proprio nel 2010 su DS, almeno in Giappone. Ah, ecco, adesso stai vedendo il direct giapponese. Un'altra cosa che è mancata purtroppo dal lato Nintendo: i remake dei Famicom Detective Club, che in effetti sono stati annunciati per adesso solo per il Giappone, però speravo che venissero annunciati anche per l'Europa, quantomeno. Ok, vediamo. Nintendo Switch Soft. Ok, va bene poi. Mojipitan. Aspetta, questo non lo so cosa sia. Ah, giusto, comunque sia. Molto meno di Shadow Drop invece per quanto riguarda il direct, perché abbiamo avuto Move Out, che è un nuovo titolo first Nintendo. Poi Shinsekai, Jedi Academy e addirittura Panzer Dragoon come Shadow Drop. Quel punto di vista, ottimo lavoro, francamente, ottimo lavoro. E Ninja ha anche buon ritorno. Aspetta, questo che cos'è nel direct? Aspetta, questo che cos'è? Ok, questo non ho idea di che cosa sia, giuro.
シアがいる。人のふりをして紛れ込み、毎晩一人ずつ乗員を消していく。嘘をついているのは誰か。乗員たちは議論を交わし、疑わしき人を投票で選び、コールドスリープしていく。すべてのグノーシアを見つけた人の勝利。だが彼らの嘘に気づけずに。Che sia un titolo experience secondo me。勝敗が決すると時間が遡り、新たな役割で次のゲームが始まる。場合によってはあなたがグノーシア。Il tratto mi piace moltissimo comunque。なぜグノーシアは人間を襲うのか。なぜ時間がループし続けるのか。そしてグノーシアとは一体何なのか。徐々に明かされる乗員たちの素性。やがてあなたは全ての答えを知ることになる。グノーシアは。No, Petit de Potto, non so cosa sia. Ah, Gnosia? No, non lo conosco proprio. Pensavo che fosse. Ah, eccolo qua, Mr. Driller, va bene. Che abbiamo visto in effetti anche menzionato un secondo nel direct nostro. Famista! Anche Power Puro, ok, perfetto. Questo stava mancando in effetti, un altro titolo. Ok. Mi sa che ci sono stati più annunci di un certo tipo in quello giapponese che in quello nostro, comunque sia. Perché anche questo è un annuncio di un certo tipo per il Giappone, è rilevante, non sto scherzando. Così come anche Famisa, quindi in effetti Switch ha entrambe le serie di baseball giapponesi quest'anno. Dai, anche Taiko, forse, anche Taiko, su, Taiko. Sì, un secondo però per quanto riguarda le Olimpiadi, scusate. Oh, 9 luglio, abbiamo una data qua. Buono. Sì, è il periodo vecchio in cui uscivano i Papa Puro. Vediamo un attimino qua, qui. Ah, una collection di Namco. E questa è stata annunciata però nel Direct. Questo va bene, sì. Questo è stato annunciato già da un po'. Questo cos'è? No. Ah, no. Otome. Fairy Tail, va bene. Oh, sì. E poi finisce invece con... Ok, va bene. Direi basta così. Strano che non ci sia ancora... togliti però dallo schermo intero. Strano che non ci sia ancora Taiko allora. Strano. Che cosa aspetta? Forse lo fanno uscire quest'anno verso le festività natalizie. Vabbè, comunque sia, confermo il voto che avevo dato prima. Un direct direi medio, però più grazie alle terze parti a questo punto aggiungo. Più grazie alle terze che a Nintendo. Perché Nintendo sì, speravo in un secondo quarto migliore, che va bene, aprile che non c'è altro perché c'è Animal Crossing che deve ancora vendere. Buono per il titolo che esce oggi, che sembrava comunque interessante. Xenoblade è ottimo Xenoblade. Poi interessante, vabbè, da un punto di vista più casual comunque sia la collection dei giochi. Però manca un altro titolo per giugno, ci vorrebbe un altro titolo per giugno, tipo magari a fine giugno o Pikmin 3 Deluxe o Paper Mario, non lo so, manca qualcosa però vedremo poi in seguito. Covid permettendo, perché la situazione è questa, sia dal punto di vista di sviluppo che da un punto di vista di distribuzione dei titoli, perché effettivamente diventa complicato distribuire titoli se i negozi non sono aperti o se comunque sia le scorte sono ridotte. Vabbè, però almeno comunque sia abbiamo un'idea più chiara del prossimo futuro di Nintendo. Forse non sfavillante come avrei voluto, forse non fino in là come avrei voluto, perché... Comunque ci sono fermati fino a parte Bravely Default 2, ci sono fermati fino a giugno, inizio giugno, anzi aggiungo. Però vabbè, però almeno abbiamo qualcosa di più concreto di cui parlare. Quindi, direi che va bene così. Cercherò di caricare questo il prima possibile, devo fare un pochino tipo mettere la copertina e tutto quanto. E ci vediamo alla prossima, che sarà penso domani per Root Double, che non so se finirò, ma vabbè, ci vediamo alla prossima.